A te, scusami per il ritardo, ma ci sono sempre delle conseguenze che poi a volte creano dei problemi. È come nel traffico: non abbiamo un tipo di traffico di macchine, abbiamo traffico di altre cose. E il Signore ci deve aiutare ogni giorno, così anche oggi abbiamo la possibilità di leggere, di leggere e meditare un pezzettino della parola del Signore, perché è di grande aiuto. Se tu vuoi crescere tutto in un colpo non crescerai mai. Se invece ogni giorno te ne mangi un pezzettino, tu cresci e cresci anche messo bene, perché eh, si digerisce man mano che si va avanti. Stamattina voglio leggere insieme con te un passaggio molto importante, perché ci dà un quadro chiaro di alcune cose che Dio ha fatto a nostro beneficio e noi ne beneficiamo. Mi ha messo nel cuore di leggere insieme con te i Giovanni capitolo 3 verso 14. È qualcosa che Gesù ne parlava già a un conoscitore della parola del Signore. Chi era questo conoscitore? Questo maestro, questo grande maestro? Era Nicodemo. E Gesù gli stava già dicendo che... Il sacrificio della sua vita doveva essere come guardiamolo, poi comprendiamo meglio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù parlava già a Nicodemo mentre Nicodemo gli chiedeva: tu sei un dottore venuto da Dio, le cose che tu fai non li fa nessuno. Prendi nota, poi te li vai a leggere queste cose. E lo elogiava nel dire veramente: Tu sei uno grande. Gesù, che cosa gli mostra? Gli mostra che avrebbe dovuto un giorno salire sulla croce. Questo, questa parte storica per, eh, per Nicodemo era conosciuta. E la vogliamo guardare dove si trova in Numeri capitolo 21, verso 1. È una cosa. Eh, un, un passo storico ma che ci aiuta a comprendere voglio dire numeri 21 1 c'è qualche disguido qualche cosa che non funziona piano piano andiamo avanti dice che qui si trovava il popolo di dio che avanzava e aveva necessità di Proseguire. E guardate questa parte storica che rispecchia ognuno di noi. Guardate, guardiamo insieme. Ora il re cananeo di Arad, che abitava il mezzogiorno, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Passiamo al verso 2. Allora Israele dice, vai al verso 2, lo fai scorrere piano piano: allora Israele fece un voto all'Eterno e disse: Quante volte noi facciamo dei voti al Signore e poi non li manteniamo, Signore? Se mi aiuti in questa circostanza, Signore, se mi aiuti in questa circostanza. Signore, e poi il giorno dopo il Signore ci risponde e quasi non ci sembra vero, ma Egli risponde. Tre o quattro giorni fa chiesi al Signore una cosa che era molto importante per me, e Egli fece esattamente come avevo detto io. Subito dopo, che passò l'orario di quello che era il momento un po' particolare per me, come se era come un caso, non era più una risposta di Dio nella mia mente, vedete come. Si sgonfiano subito le cose. Quando abbiamo bisogno, abbiamo bisogno andiamo al Signore. Quando poi il Signore ha fatto le cose, noi ci appiattiamo e qualche volta ci lamentiamo pure. Anziché dire grazie, Signore, ti voglio. Eh? Guardate, guardiamo insieme. Allora Israele fece un voto all'Eterno e disse: Se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio. Verso 3. L'Eterno porse ascolto alla voce di Israele e gli diede nelle mani i Cananei: vedete Dio come risponde? Cioè per loro sembrava impossibile, ma Dio con le sue strategie porta a destinazione quello che noi gli chiediamo. Questo è un altro punto di riferimento che ti deve e mi deve incoraggiare di andare al Signore e portare le cose anche difficili. Guardate la difficoltà che c'era. Non solo non avevano proseguito ed avanzato, ma alcuni di loro erano diventati prigionieri dei cananei. Ciò vuol dire non solo non vincevano, ma erano anche perdenti. E allora lì con tutto il cuore, a modo loro, come a modo nostro, perché ognuno si muove secondo la cultura e le necessità, fecero un voto. E l'Eterno che cosa fece? L'Eterno ascoltò la voce di Israele e gli diede nelle mani i cananei. E Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città. E a quel luogo fu posto nome Horma, in parole diverse. Ogni cosa che fa il Signore diventa un punto di riferimento nostro che gli diamo un nome, non un nome della... Zona, ma è un nome di un evento potente che resta scolpito nella nostra vita. Allora a questo punto, noi dovremmo dire: benedetto Dio, questo popolo ha ricevuto la risposta, sta proseguendo, deve avanzare, deve continuare. Invece, noi diventiamo apatici anche quando il Signore ci dà delle vittorie, anziché diventare più zelanti. E più perseveranti, guardiamo insieme al verso 5. Questo popolo che cosa fa? Proprio fuori dalla logica. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo perché ci avete fatti salire fuori di Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è Nauseata di questo cibo tanto leggero. Dio gli aveva provveduto il mangiare, gli ha provveduto l'acqua, gli dava la vittoria e il malcontento. Noi, quando Dio ci dà qualcosa, dopo un poco di tempo già non siamo più contenti. Dobbiamo vigilare, dobbiamo stare attenti. Io mi sono insegnato una cosa qui: avevano ricevuto la vittoria. Ma qui si ribellarono e la ribellione è un lievito letale, cioè un, vie, un lievito mortifero per il cuore umano. Quando noi ci ribelliamo, non è che dobbiamo dire solo addio, come disse, eh, ci dobbiamo ribellare, anche quando noi ci chiudiamo allo Spirito Santo, è già essere ribelli. Quando noi non lasciamo penetrare nella nostra vita attraverso eh, la ragionevolezza che porta lo Spirito Santo, quello della fede, e ci chiudiamo, anche lì è una ribellione. Perché ci ribelliamo? E in questo che cosa scopriamo? Scopriamo che lo Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo, non accetta i cuori ribelliosi perché non vuole combattere ci dà la forza per combattere ma non vuole combattere perché lascia decidere a noi questa posizione di questi 3 milioni di persone come dire fecero dispiacere a Dio e che cosa fece Dio Andiamo al verso dopo, Marco, vediamo. E l'Eterno mandò fa il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente. E il gran numero di israeliti morirono. Andiamo piano piano avanti e guardiamo. Allora il popolo venne a Mosè e disse: Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro l'Eterno. E contro te prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti e mosè pregò per il popolo questi serpenti non solo mordevano alcuni studiosi dicono che il veleno allargava su di loro come delle piaghe delle piaghe che facevano male perché il veleno si spandeva e l'Eterno disse a mosè fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà vediamo al prossimo verso ossia allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno se questi guardava il serpente di rame, scampava, verso 10, poi i figlioli di Israele partirono e si accamparono a Obot. In parole diverse, questa scena, fatta da Dio, perché Dio conosce la fine fin dal principio, è un'immagine chiara che ci aiuta a fare che cosa? Gesù già lo aveva detto. Ricordate che i discepoli di Emaus erano un po' comessi sotto sopra, avevano dimenticato che Gesù o in similitudini o apertamente ne aveva già parlato. Infatti nel verso 14 dell'Evangelo di Giovanni Gesù riporta questo atto al presente futuro che così doveva essere lui inalzato, perché chiunque crede in lui possa avere la vita eterna. Qual era il gesto che dovevano fare questi israeliti nel, nel deserto? Dovevano guardare verso il serpente, cioè quell'atto di, di quello sguardo non era il serpente, era di avere fede in quello che Dio aveva detto per mezzo di Mosè, perché la fede la possiamo applicare per mezzo che quel, di quello che Dio dice e il nostro sguardo non è uno sguardo che guardiamo con gli occhi, ma dietro lo sguardo c'è tutto il nostro essere che si rivolge in quella direzione, mentre dove lo, lo, lo dice Dio, porta benessere nella nostra vita, dove Dio lo vieta, e qui è importante anche per chi adora immagini, il tuo sguardo verso una statua produce l'attenzione del tuo cuore e come se tu hai fiducia che quella può risolvere il tuo problema. Nel lato positivo ti aiuta ad avere fede in Dio perché quando tu guardi verso il Signore vuol dire che tu ti stai rivolgendo a Lui, lo sguardo tuo è in quella direzione, il tuo essere ti accompagna, i tuoi bisogni si sviluppano indirizzandoli verso chi tu guardi. La stessa cosa quando Dio lo vieta nel, nel libro, nella, nei dieci comandamenti, Capitolo 20 dell'Esodo verso 4, dove dice che tu non ti ci devi inchinare, non li devi adorare e non li devi venerare, quando tu ti ci rivolgi, di conseguenza cosa fai? Fai l'opposto di quello che dice Dio, esattamente come questo popolo faceva l'opposto di quello che aveva chiesto al Signore. E Dio cosa fece? Dio castigò questo popolo. Noi quando siamo disobbedienti vuol dire ribellione, ci ribelliamo al comandamento di Dio e la ribellione che cosa porta? Guardiamolo, l'ho scritto qui, si ribellarono al verso 5, guardiamo al verso 5. La ribellione è un lievito letale, ti porta alla morte che ribellione vuol dire disubbidienza, vuol dire non tener conto di quello che dice Dio, fare al contrario, come dire tu puoi dire quanto vuoi ma io faccio come voglio. Poi gli diciamo a fior di labbra voglio fare la tua volontà, però veniamo meno nel fare la volontà facendo quello che gli vieta. Vedete come siamo curiosi? La stessa cosa questo popolo che a noi ci può sembrare strano. Nel verso 1, 2 e 3 del capitolo 21 hanno chiesto al Signore, il Signore gli ha risposti, al verso 5 già era tutto cambiato, siamo proprio, siamo proprio ridicoli, a volte noi diciamo gli altri, ma sai che molte volte, molte volte gli altri siamo noi, le altre volte sono io, il voi sono io. Il Signore ci deve aiutare. E il Signore ci deve aiutare perché che serve la parola del Signore? Serve per concentrarci nella giusta direzione ed aspettarci che Dio continui. Perché Dio risponde, abbiamo visto. Dio ha risposto. Torniamo a vedere in Giovanni capitolo 3 verso 14. Gesù prende di pari passo. E dice, come Mosè, qual è la figura che noi vediamo in questo campo che era il popolo di Dio? La figura è che 3 milioni di persone guardano verso quel punto di riferimento dato da Dio e le cose cambiano. Qui c'è un'immagine speciale. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Quando dice, così sarà innalzato il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio che si è fatto uomo sarà innalzato e l'immagine che in questo campo che è il mondo, perché Egli è venuto per portare il peccato del mondo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa immagine ci fa vedere che cosa? Che noi siamo il popolo di Dio e che... Mentre camminiamo per ricevere forza ed estinguere il potere del serpente antico nella nostra vita, abbiamo bisogno di guardare verso colui che Dio ha stabilito, chi? Il Cristo crocifisso, che quando noi guardiamo a lui, ma non il Cristo crocifisso la statua, il Cristo crocifisso colui che si è dato duemila anni fa, perché ci dobbiamo rivolgere a Lui? Perché Lui non è più crocifisso, ma Egli è alla destra di Dio Padre ed ogni potestà gli è stata data. Quando noi ci rivolgiamo a Lui, Lui ha già detto: 'Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra'. Quando noi guardiamo in fede a Lui, cosa succede? Succede quello che successe in que quei passaggi che abbiamo letto guardavano e venivano guariti, cioè la forza del peccato che raffigura il veleno mortifero del serpente antico perde forza nel nostro corpo spirituale, nel nostro essere e ci rinsalda la comunione con Dio, perché la sua, la sua morte spiatoria, vicaria diciamo, al nostro posto, continuiamo a comprendere meglio, ha permesso a noi di ricevere il beneficio della salvezza guardando a Lui, perché il nostro credere in Lui, che ha completato l'opera di salvezza per noi, la salvezza diventa nostra per la fede in quello che Egli ha detto. Chi l'ha detto? Gesù l'ha detto, il Figlio di Dio, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto così. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Passiamo al verso 15: che cosa dice affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, vedete. Quando noi ci rivolgiamo lo sguardo del nostro cuore, non è che dobbiamo avere sempre le parole per spiegargli, ma quando siamo in uno stato come erano quelli che si contorcevano dal dolore, ci sono delle cose nel nostro cuore che ci pesano, l'indicazione che Dio ci dà è di guardare a Lui e dire Signore, tu, tu mi hai detto che devo guardare a te, io guardo a te in questo momento perché... Da te viene l'aiuto, io mi rivolgo a te e come diceva il salmista che si rivolgeva a Dio, che il Messia ancora non c'è, io alzo gli occhi ai monti, da dove il mio aiuto viene da te. Questo continuo pressare, questo continuo andare al Signore, comunicare col Signore, parlare col Signore che diventa la preghiera, anche durante il giorno quando tu ti muovi, parla col Signore. Parlaci con Lui perché quando tu dirigi la tua attenzione verso il Signore, mentre fai i servizi nella casa, nei campi, dove ti trovi, parla col Signore, comunica con Lui perché Egli che vede. Perché chiunque crede abbia vita eterna. Guardiamo al verso 16, un verso speciale: che, poiché Dio perché eh, dobbiamo guardare a Lui? Perché Dio ci ama. Dio ha sacrificato il suo figlio, Gesù si è dato, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Un amore per chi non lo può compensare. Amato, questa parola amato ha un eh, significato speciale. Può essere usata solo nella relazione di Dio verso l'uomo. È solo nel cristianesimo che si usa, perché Dio lo ha fatto per un atto di amore e di pietà verso di noi, mandando il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo credere in Lui che cosa vuol dire? Che non solo ci rivolgiamo a Lui, ma riceviamo direttive attraverso lo Spirito Santo come camminare in armonia con Lui, perché lo Spirito Santo ci guiderà. Vedete, Gesù all'inizio del Vangelo di Giovanni già parlava della sua morte espiatoria, del suo sacrificio e poi chi non aveva ben compreso alla crocifissione non riusciva più a vedere, a volte ci troviamo in condizioni, ma leggendo la parola del Signore ritorna in luce quello che il Signore dice nella sua parola e noi lo dobbiamo ringraziare. Ecco, questo è il messaggio del Vangelo, che Dio ha tanto amato te e me che per recuperarci ha sacrificato il suo figlio al posto mio. Nel momento che io lo accetto come mio personale salvatore, è venuto per salvare me, io mi, quando mi rivolgo a Lui, non devo pensare. È venuto, per sal, è venuto per salvare tutto il mondo, ma soprattutto salvare ognuno che si rivolge a Lui e che riceve per fede quello che Lui ha già fatto duemila anni fa per noi. Ed ora è il nostro turno: di avere un atto di fede e continuare di fede in fede per continuare il cammino verso il cielo insieme con lui, perché poi lui man mano parla di che vada a preparare un luogo nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Vedete, tutta una preparazione che troviamo nel Vangelo che non finisce lì. Ma che Dio ha un progetto eterno per ognuno di noi e man mano egli lo rivela nella sua parola tutto quello che deve essere è necessario per una rivelazione completa la troviamo nella parola del Signore poi le altre cose ce li aggiunge man mano che camminiamo insieme con lui Ti voglio ricordare questo passaggio è molto importante, perché Dio ha tanto amato il mondo, cioè l'essere umano, non le selve, non le, eh, le foreste, non ha amato l'uomo per venire a salvarlo. Gesù non è venuto per salvare le bestie, è venuto per salvare l'uomo che era sprofondato, era stato morso dal peccato e si era creato questo questa morte spirituale, questa separazione da Dio che Dio ha rinsaldato per mezzo di Gesù Cristo, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Grazie al Signore per questo. Vogliamo ringraziare il Signore insieme. Prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo perché tu ci dimostri come attraverso un film l'opera che tu hai fatto, facendoci vedere come tu hai salvato il tuo popolo antico e hai riprodotto un'immagine che diventa chiara per noi, facendoci comprendere che come il tuo popolo nel deserto guardava a te, così tu fai vedere a noi che siamo ancora in questo deserto verso la Canaan celeste, che quando guardiamo a te, figlio dell'Iddio vivente, Gesù Cristo, con fiducia per le, sulle tue promesse, diventa nostro quello che tu hai fatto per noi. Ti vogliamo ringraziare per questo amore e ti diciamo aiutaci a camminare più vicino a te dandoci la luce dello Spirito tuo Santo per continuare il cammino con te. Nel nome di Gesù, o oh Dio Onnipotente, te lo chiediamo. Amen. 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 Amen vuol dire sì, così sia. Lo confermiamo insieme. E ti voglio ricordare che questa sera, dalle 7, cioè dalle 19 alle 20, abbiamo preghiera. E anche oggi abbiamo visto che Dio risponde alle preghiere. Non ti far convincere da pensieri diversi perché Dio risponde. Basta la nostra perseveranza, che è contemplata nella parola del Signore. Gesù dice più volte: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, incoraggiandoci a cercare perché. Egli vuole dimostrare ancora una volta che quando noi chiediamo qualcosa, lui ci risponde e possiamo acquisire quella fiducia necessaria per andare avanti con lui. E alle ore 20 stasera dopo abbiamo il culto di adorazione. Dio ti benedica e continuiamo a perseverare nel camminare con il Signore. Prima che ti lascio ti voglio ricordare che abbiamo a disposizione tua ancora due calendari, due cd e il Nuovo Testamento e il libro dei Cantici. Se tu ci segui, ce li puoi chiedere gratuitamente, se non li hai ricevuti che per caso si sono perduti per la posta, li puoi richiedere. Perciò telefonaci, chiamaci se non li hai ricevuti, ti diranno nell'ufficio quando sono partiti e se non sono arrivati te li rispediamo. Un'altra cosa importante, molti ci chiedono quella preghiera di liberazione che abbiamo fatto venerdì sera, la vogliamo perché la vogliamo aggiustare almeno con, con i versi così come il Signore li ha messi nel mio cuore in modo che te, li, te la possiamo mandare o via email tu non ti stancare di chiedere, manda un messaggino e noi te li mandiamo, perché vogliamo che si formi un esercito sulla terra, un esercito di Gesù Cristo che sappia combattere contro le forze dell'avversario, perché nella parola di Dio c'è tutto questo e noi vogliamo usare ogni cosa che il Signore ha messo a nostra disposizione per combattere il buon combattimento della fede. Secondo la, la, far vedere, la parola di Dio, quella è importante, che tutto quel che facciamo sia fondato e basato sulla parola di Dio, perché il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno, perché questa parola è stabile nel cielo ed è stata trasferita attraverso lo Spirito Santo perché uomini... Santi hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo, cioè, è stata alitata nella mente e nel cuore di coloro che la dovevano scrivere e ci è stata data, e questi sono i principi che troveremo anche nel cielo quando andiamo. Pace, Dio ti benedica. Ci vediamo stasera.